Faccio io l'introduzione e perché poi. Valeria è graziosissimo. Anzitutto, grazie della vostra presenza, è indispensabile questa vostra partecipazione a quelle che sono le nostre problematiche. Come sapete, il 28, mercoledì 28 sarà convocata una nuova conferenza dei servizi, dove verrà discussa nuovamente l'autorizzazione alla costruzione di altri 5 capannoni di questo nuovo allevamento avicolo. È un allevamento che più volte abbiamo sottolineato ci dà molte preoccupazioni, soprattutto il comune di San Giusto, che si trova in una situazione di sottovento, sarà quello più interessato al problema degli odori, che si spero di no, ma che per esperienza si scateneranno da questo allevamento. Ricordo che è un allevamento che avrà più di 300.000 animali, quindi una cifra esageratamente alta. In più le ultime propaggini delle colline moreniche, laddove si ha sede l'autostrada, bloccano quelli che possono essere gli odori, quindi li mandano ancora più verso la parte nord-est del nostro paese. Pertanto comprendete come noi amministratori non abbiamo potuto non mettere in atto ogni azione possibile, ogni azione che la legalità ci permette, per tutelare quella che è la qualità della vita dei nostri amministrati. In questa difficile fase, in questo difficile momento in cui anche il nostro paese, tutto il territorio, tenta faticosamente di tirare sulla testa e di riconvertirsi anche il turismo. Il paese di San Giusto è un paese che non ha attrattive legate a monumenti storici, perché come sapete è un paese molto giovane, ma è un paese bellissimo per il suo verde, per gli spazi grandi e quindi per la vita all'aperto. Se questa vita all'aperto viene compromessa da una situazione di aria maleodorante, è chiaro che è difficile poter far sviluppare e comunque compromette lo sviluppo della nostra comunità. Abbiamo poi tutta la parte della Videodelta, che attualmente è ferma, che potrebbe rinascere, che potrebbe, i due hotel che sono stati chiusi, che potrebbero in qualche modo ritornare a vivere. C'è la zona della Pininfarina che anche lì potrebbe ritornare ad avere un momento di resurrezione. Consideriamo il fatto che si trovano collocate in una parte di territorio decisamente positiva per ogni tipo di sviluppo. L'autostrada porta a una viabilità velocissima, porta a una velocità di trasporto di ogni genere, quindi la parte della Videodelta, la parte della Pininfarina potrebbe avere uno sviluppo che potrebbe, sottolineo con il condizionale, potrebbe essere compromesso anche da questo allevamento, perché l'esperienza pregressa, voi sapete che nella parte ovest del nostro paese c'è un altro allevamento di polli, che è la Cascina del Sol, che ha comunque dato molti problemi al paese, agli abitanti, alle zone, a chi si trovava nelle zone circostanti. Quindi
condivido appieno le preoccupazioni anche del sindaco di San Giorgio. Insieme abbiamo messo in atto diverse modalità per vedere di frenare un pochino e di migliorare questa situazione. Tutte le azioni che sono state poste in essere sono chiaramente legali, tutto ciò che la legge ci consente. E lascerei ad Andrea, che è un tecnico e sa argomentare meglio di me, la disquisizione della parte più tecnica. Ma allora, in qualità di sindaco, però, diciamo, vorrei fare una considerazione di carattere politico, perché noi rappresentiamo, diciamo, le comunità locali, però rappresentiamo anche le comunità di territorio, nel senso che sono anni che insieme stiamo cercando di costruire una relazione di territorio che vada nella direzione che si sta costruendo, cioè le azioni vanno condivise e vanno strutturate insieme, non per singoli. Non è un aspetto trascurabile né politicamente né nell'ambito della pianificazione organizzativa e normativa degli enti locali. Cioè, questo per me è un atto fondamentale, se no vuol dire che o stavamo parlando con dei chiacchieroni o con dei lazzaroni. Il presupposto iniziale è che parlo di politica con dei politici che si assumono gli oneri e gli onori di quello che si dice e le ricadute di quello che sono le parole dette. Come San Giorgio e San Giusto abbiamo condiviso da subito la necessità di lavorare insieme per fare un'azione comune, per motivi diversi. Il primo perché questo intervento ha carattere territoriale, il secondo è perché lavorare insieme minimizza i costi. L'operazione di analisi e valutazione, anche critica, di questo insediamento implica per i comuni di San Giorgio e San Giusto dei costi. Politicamente è doveroso che le amministrazioni pubbliche, garantendo il diritto pubblico, si ricordino anche quali sono le prerogative dell'ente pubblico, cioè la trasparenza. La trasparenza non è un fatto accessorio che si accende e si spegne come il semaforo, deve essere una costante. La trasparenza dice ai nostri concittadini, alla comunità e ai media che noi a oggi abbiamo investito oltre 7.000 euro di soldi pubblici dei comuni di San Giorgio e San Giusto suddivisi al 50% per le consulenze tecniche necessarie per il geologo, l'ingegnere e il legale, quindi sono soldi di tutti che vengono spesi per fare in modo che con la conferenza di servizi venga fuori il risultato migliore o positivo o negativo all'esito dell'istanza presentata dagli investitori Mattioda, però che sia la migliore possibile. La prerogativa iniziale l'ha detta Giosi in generale. Abbiamo evidenza su questi territori, San Giorgio e San Giusto, che l'esperienza di altri impianti agricoli, data la esposizione ai venti, ci ha dimostrato in decenni che i comuni su determinate collocazioni di impianti sono molto influenzati da questi impianti agricoli. Quindi lo diciamo sulla base di dati non statistici ma provati. Lotte, denunzie e quant'altro. I Mattioda possono in conferenza, naturalmente, dimostrare, come si vuole valutare in conferenza, che questo impianto sia tecnicamente molto più evoluto del passato e noi non gliene diamo torto, nel senso abbiamo chiesto alla conferenza di analizzare, lo stiamo facendo, tutti i dati tecnici. Può essere plausibile che l'impianto di Mattioda sia tecnologicamente più avanzato. Questo non contrasta con la nostra iniziativa, noi siamo qui per fare un'analisi politica basandoci su dei dati tecnici. Abbiamo convocato la conferenza dopo aver fatto già delle azioni in conferenza, aver fatto le consulenze che ci sono costate a oggi più di quasi 8.000 euro e non sono finiti i costi per la comunità. Oggi facciamo la conferenza perché abbiamo dato evidenza
come sindaci al fatto che la popolazione ha già riscontrato, sia San Giustese che San Giorgese in modo pubblico, social, lettere, incontri, che vi si verificano problemi odorigeni da quando vi è stato realizzato il primo di una serie di impianti, perché i signori Mattioda, con le autorizzazioni dovute per legge, hanno già realizzato un capannone e sono in conferenza di servizi per realizzare tutti gli altri, per portare a 300.000 capi l'allevamento. Con il primo vi sono già delle evidenze critiche che chiediamo solo che vengano analizzate preventivamente all'autorizzazione dei successivi, in maniera tale che vi sia un processo, se ci dovrà essere, coerente, per garantirci che un domani non ci dobbiamo pentire di quello che è capitato. Però stiamo investendo soldi ed energie. Non dimenticherei mai il tema dei lazzaroni, perché il tema politico si divide in due aspetti. Uno, garantire i principi costituzionali, diciamo, per cui noi siamo eletti, e quindi noi abbiamo coerenza col fatto che diamo dei pareri politici. Ma in conferenza, dove ci è stato detto che la nostra espressione è di carattere politico, abbiamo fatto osservazione, perché la nostra era di carattere politico, ce ne vantavamo di questo, ma abbiamo speso 8.000 euro per portare dei dati tecnici. Quindi noi abbiamo fatto una considerazione politica basata anche su delle considerazioni tecniche, per cui abbiamo investito i soldi. Quindi chiediamo che vi sia la giusta valutazione del diritto pubblico rispetto al diritto privato. Nel senso che non siamo contrari all'investimento privatistico a priori, anzi, certo. Ha citato Delta Film, abbiamo citato Pininfarina, sicuramente siamo proattivi a fare in modo che questo territorio abbia supporto dai sindaci di San Giorgio e San Giusto perché l'economia riprenda. Però parliamo di quale economia e di quale tipologia, questo è un atto politico. Su quel tipo di economia ci chiediamo quali siano gli interessi pubblici, anche del comune, in questo caso autorizzatorio che è Montalenghe, e di carattere generale per tutti i territori. Noi su questo aspetto abbiamo già delle considerazioni molto critiche che esprimiamo in conferenze di servizi basandoci su ulteriori dati raccolti da queste consulenze. Stanno emergendo delle criticità procedurali e amministrative su quell'intervento che abbiamo oggi documentati e che presenteremo però per correttezza in conferenze di servizi, non in conferenza stampa, che ci dimostrano che vi siano alcune lacune, non solo procedurali, ma proprio di sistema sull'impostazione di quello che è stato dato dai proponenti investitori. La domanda che ci poniamo è: quali sono gli interessi pubblici di questo tipo di investimento? Cioè, quali sono ricadute pubbliche di questo investimento che siano evidenziate nei benefici e nelle criticità dell'investimento, però che siano evidenti, perché noi non abbiamo avuto fino adesso un'evidenza di una ricaduta pubblica, di interesse pubblico di questo tipo di investimento. Siamo sicuramente critici, ma questo lo richiediamo in ARPA, cioè il soggetto partecipe alla conferenza che ci dica se effettivamente loro, rispetto alle tecnologie, all'impostazione data di Mattioda, possono loro escludere che avremo problemi. Noi di ARPA, diciamo, siamo partner, salvo che siamo eletti dai nostri concittadini, quindi senza ambiguità. La trasparenza la chiediamo anche all'amministrazione di Montalenghe, la nuova amministrazione di Montalenghe, nel senso che sicuramente è un'iniziativa fatta a Montalenghe, non chiediamo cambi di rotta di questa amministrazione, ma chiediamo un posizionamento chiaro rispetto al diritto pubblico e rispetto al diritto privato, perché io mi posso immaginare che la nuova amministrazione che ha ereditato un posizionamento pregresso sia in una situazione di un certo tipo, però chiediamo di esprimersi su questi principi, quello tecnico, quello politico e di interesse di territorio, che si esprima materialmente, non possiamo solo aspettarci di dire se Città Metropolitana autorizza io non posso fare nulla, questo non è un atto politico, questo è una mancanza di atto politico. Noi purtroppo abbiamo presumibilmente, lo dico io e mi dissocio, diciamo, mi separo dalla Giorgi perché sono io che lo dico, non vorrei che venisse, diciamo, frainteso. Il sindaco di San Giorgio dice: ho il dubbio che politicamente su questo territorio in passato abbiamo interloquito con dei lazzaroni.
Perché? Perché la domanda che mi pongo è: perché oggi noi siamo costretti ad investire, ad accelerare in tempi stretti con un investitore privato del quale non abbiamo nulla in contrario? La domanda è perché prima quello che avevamo stabilito sul territorio, cioè di condividere nel bene e nel male una pianificazione dove però come dire, l'esito finale era sempre in capo a colui che deteneva il potere politico di territorio, non è stato condiviso. Quindi a noi non ci venga detto che oggi abbiamo qualche cosa in contrario con l'investitore. Noi abbiamo dovuto solo accelerare perché i tempi ci hanno costretto a dover accelerare, perché noi eravamo all'oscuro di fatti che invece sono dichiaratamente pubblici, che risalgono al 2019. Quindi nel 2019 vi erano già azioni volte a fare questa iniziativa. Noi nel 2021 dobbiamo accelerare per tutelare un territorio, e questo è un problema territoriale, politico, che noi sosteniamo con delle criticità tecniche. Noi chiediamo alla città metropolitana e alla conferenza dei servizi di tenere conto, per la tutela del diritto pubblico, che la nostra posizione non è di contrarietà a qualcuno, ma è di opportunità per tutto il territorio. Quindi nei benefici e nelle criticità di un investimento che venga tenuto conto con estrema attenzione, che la nostra posizione è determinata ad andare avanti al TAR, al Consiglio di Stato, al Presidente della Repubblica, non in contrasto con l'investitore, ma in tutela del fatto che questo territorio ha una serie di opportunità che non possono essere buttate al vento con questa iniziativa. Oggi lo posso dire perché si è chiusa almeno una fase preliminare rispetto al tema che sembra che non riguardi nulla, ma è quello dell'ospedale di Ivrea. Il comune di San Giorgio aveva sul proprio territorio il terzo sito riconosciuto dallo studio di 20 anni fa del Politecnico come sito idoneo per poter ospitare un presidio ospedaliero. La volontà del sindaco di San Giorgio di non portare avanti l'iniziativa e la sua proposta è dettata da due temi in estrema trasparenza. Il primo, pratico e pragmatico: la disponibilità dei suoli non era già in capo a un soggetto economico che potesse fare una proposta, con tutte le criticità. Il secondo, che non ho mai citato per evitare fraintendimenti, è che io avrei voluto valutare con la regione se quel sito, anche fosse stato di proprietà di un imprenditore oggi, sarebbe stato idoneo con 300.000 polli a 500 metri di distanza, con i venti che chiaramente dichiarano che vanno verso San Giusto. Questo lo dico oggi perché non ho voluto fare polemiche del genere, ma io, anche se avessi avuto un imprenditore, voglio chiedermi perché il territorio, l'area metropolitana, in conferenza dei servizi fino ad oggi non abbiano chiesto al sindaco di San Giorgio se lì vi erano le condizioni per insediare un presidio ospedaliero in logica del rapporto che si stava instaurando con Regione Piemonte per investire dei soldi. Che poi questo avvenga o meno non sta a noi adesso deciderlo. Però noi abbiamo presenziato l'assemblea dei sindaci, abbiamo fatto un processo, un percorso. Mi chiedo perché non è stato chiesto al sottoscritto se aveva volontà, insieme a qualche soggetto, di presentare quell'istanza. È stato assolutamente eluso. Non mi è stato chiesto, e non è stato chiesto al sindaco, perché ne abbiamo parlato prima, dall'area metropolitana di competenza, se su Delta Film o su Pininfarina vi fossero contingenti proposte di investimento che potessero essere in contrasto con quel tipo di investimento. Non ci è stato chiesto. Ci è stato detto però che il nostro era solo un approccio, diciamo un supporto politico, era un'idea, e che avrebbero valutato dal punto di vista tecnico. Beh, signori, l'interesse pubblico noi lo dobbiamo garantire. Se in una conferenza ci viene detto che il nostro è un'opinione marginale, beh, questo è un fatto significativo, molto significativo, perché a quel punto cambiano alcuni approcci, in particolare i miei, perché allora non mi tornano alcune motivazioni per cui mi siedo in questa stanza. E visto che però le motivazioni le ho, il 28 richiederò nuovamente di rivalutare i posizionamenti politici sulla base di queste relazioni, perché se sono trascurate vuol dire che allora vige un'altra regola.
il puro interesse privato, che è assolutamente legittimo, ma a quel punto la relazione tra interessi non è più competenza di conferenza. La domanda è: che cosa servono le conferenze? Se sono conferenze tecniche, non ci invitino. Attuino. Condivido. Gli atti ce li presentano e noi ne prendiamo atto e andiamo avanti. Solo che a quel punto loro dovranno fare un altro, la stessa considerazione rispetto al sottoscritto. Dicevo al sindaco Boggio che il comune di San Giorgio ha già inoltrato alla prefettura delle richieste di autorizzazione, di validazione di alcune ordinanze sulla strada che sostanzialmente porta dalla provinciale davanti a Pininfarina al sito dei Mattioda, anche se lo stesso sito ha una viabilità che dall'altra provinciale San Giorgio Montalenghe accede, quindi non è preclusiva dell'accesso al sito dei Mattioda, ma evidenzierò che stiamo portando avanti questo processo di ordinanze perché noi abbiamo problemi di prostituzione su quella viabilità, abbiamo problemi di rifiuti, nel senso che quella strada ci è stato sollevato da alcuni comuni, Montalenghe e Orio e altri, che sta diventando una discarica, dicendoci se noi siamo in grado di gestire il nostro territorio o meno. E questa è una nostra responsabilità, noi di questo pacchiamo molto, il fatto di avere una discarica a cielo aperto. E abbiamo già dichiarato a questi comuni che stiamo attuando delle iniziative, non solo le ordinanze, ma altro, per ripulire quella strada. Perché anche gli operatori che vanno da Mattioda o altro non è degno che facciano, diciamo, abbiano questo tipo di vista. Poi vi sono aspetti strutturali, strada, ponti e quant'altro, ma sono aspetti tecnici che mi sembrano più deputati alla conferenza dei servizi che sia al luogo idoneo. Però ci sono una serie di temi che non solo o tecnici o politici, sono sempre per me in relazione. Cioè io metto insieme i vari aspetti e faccio un'azione politica. Chiedo che venga riconosciuto questo valore, altrimenti noi stiamo buttando via dei soldi pubblici e dobbiamo dichiararlo ai nostri cittadini. Dopodiché diremo ai nostri cittadini che la nostra azione comunque l'abbiamo compiuta, abbiamo fatto quanto di nostra competenza per dimostrare che quella zona poteva essere deputata ad altro. Abbiamo chiesto le ricadute pubbliche e non abbiamo avuto ad oggi risposte. E ci chiediamo dalla nuova amministrazione di Montalenghe se esiste un processo, un rapporto di territorio politico che però venga anche in considerazione di questo investimento e non sia una levata di mani per dire l'ho ereditato, ragazzi, perché questo a me non basta, perché il rapporto interpersonale c'è, lo abbiamo già colloquiato, quindi non è un'azione contro la persona o l'amministratore, però è una questione di diritto. Cioè se questa roba facciamo finta di niente solo che ci vogliamo bene e dobbiamo andare d'accordo, io non sono la persona giusta. Io vado d'accordo con tutti quelli che condividono un obiettivo e vado d'accordo su quell'obiettivo. Se devo fare il favore a qualcuno, no, non è, me lo fanno fuori da questo palazzo ma non va dentro. Questo è un fatto veramente grave perché ci abbiamo riflettuto a lungo, anche in relazione alle prime conferenze, vi è di fondo una grossa anomalia in tutto questo procedimento, una grossa anomalia. E questo io lo voglio evidenziare perché i nostri concittadini se no non capiscono più, cioè loro si vedono calato addosso le cose e non riescono più a percepire quale sia il governo del territorio, cioè se tutto è lasciato al destino oppure se ci sono delle possibilità di agire. Però era importante farlo prima dell'ultima conferenza, perché se poi andiamo avanti TAR, Consiglio di Stato, sono soldi pubblici. Se qualcuno poi interpreta che noi siamo contro i Mattioda, che non so neanche chi siano, perché io so i Mattioda perché sugli atti, ma non li ho mai visti in vita mia, quindi magari sono persone sicuramente più degne del sottoscritto. Il problema è che non mi mettono nelle condizioni di poter fare questo. Noi chiederemo anche un sopralluogo per conoscere, fare. Ma prima di tutto, prima di fare un sopralluogo per valutare gli aspetti tecnici, vogliamo il riconoscimento dell'interesse pubblico. Esatto. Cioè vogliamo sapere nelle compensazioni di carattere generale, perché tanto noi non chiediamo soldi, noi non è che ci servono, se ci date 50.000 euro per fare la fontana, non ce ne può fregare meno. Quindi non è una compensazione ambientale intesa, dateci dei denari, metteteci il posto alla strada, proprio è l'ultimo interesse che abbiamo. La compensazione è politico-amministrativa, cioè se ci sono delle ricadute scrivetele, se ci sono dei benefici scriveteli,
e poi diteci quali possono essere gli atti compensativi rispetto a questa azione. Nessuno si pronuncia, perché se vai al di là del fatto di quanto vuoi, vuoi 50.000 euro, chiediamo a questi, e noi gli abbiamo detto non ci interessano i denari, la compensazione non è solo economica, è di equilibrio di territorio. Voi ci scrivete che anche se fate l'impianto, io gli chiederò, posso presentare il sito di San Giorgio per fare un ospedale, sì o no? Scrivetemelo, scrivetemi di sì. Mi garantite voi che non ha nessuna interferenza, è ovvio a tutti che non lo scriveranno mai, neanche risponderanno mai, cioè è palese. Il problema è che noi ci troviamo poi questa roba e dopo domani arriva qualcuno che ti dice perché adesso non possiamo più fare niente perché avete autorizzato quel sito e noi siamo complici dei lazzaroni. No, i lazzaroni io li vorrei isolare, perché sennò tutti i giorni sto solo qui a macinare il mulino per fare in modo che i lazzaroni non escano mai dal circuito, perché siamo tutti buoni e bravi. Secondo me non funziona così, cioè qui facciamo schifo tutti, perché questo territorio non si riesce a sollevare, non riusciremo a portare investimenti, investitori che facciano un salto di qualità, e continuiamo a dirci che siamo tutti bravi e andiamo tutti d'accordo, e poi facciamo Made in Canavese, e poi facciamo tutto il resto perché vogliamo il turismo. Tutte cazzate, tutte una marea di cazzate, perché questa è la verità. Tempo perso, cioè ho passato degli anni a perdere del tempo qua dentro. Io quello che provo è questa roba qua, perché... Sì, sì, sono sentimenti, ti interrompo, di tristezza vera, perché constatare che l'interesse privato supera l'interesse pubblico, sembrerebbe, letto in questi cieli, è triste che non si curi e non si porti avanti veramente l'interesse pubblico. In questo caso davvero è un sentimento di impotenza quello che avvertiamo e che avverto in questo momento, perché sembrerebbe veramente che l'interesse pubblico non sia preso in considerazione e valga di più l'interesse privato. Ripeto, nella legittimità degli atti, chiariamoci, nessuno mette in dubbio la legittimità degli atti, però in questo caso non viene tutelata assolutamente quella che è la salute pubblica, la qualità della vita, le possibilità e del nostro del territorio. Ne sono considerato e portato avanti quella che è l'interesse di un privato, perché l'ha detto bene Andrea, non c'è nemmeno una ricaduta in fatto di lavoro, perché saranno impiegati pochissime persone, non so, 4-5 dalle varie relazioni, che quindi non è nemmeno da dire che ci sia un interesse legato al mondo del lavoro. Aggiungo solo un aspetto, che sulla legittimità degli atti tu hai fatto bene a rimarcare dicendo non siamo in contrasto con gli atti. Il problema è che in questo momento atti non ce ne sono. In questo momento c'è in atto un procedimento. Io nel procedimento penso che sia giusto alzare non la voce per urlare, ma sia giusto alzare il tenore per ottenere il miglior procedimento possibile, perché dopo non lo voglio contestare. Certo. Perché se lo contesto al TAR, al Consiglio di Stato, vado sul procedimento, cioè contesto il procedimento. Quindi io lo discuto anche aspramente, lo contesto aspramente in fase di... perché poi dopo doverlo contestare è un atto importante, non è un atto trascurabile, perché non può essere solo usato per portare avanti il procedimento, aspettare che noi non facciamo più i sindaci e dire alla popolazione noi abbiamo fatto il massimo, abbiamo speso 50.000 euro di soldi pubblici, però noi ci siamo puliti le mani. Il tema è, prima di arrivare a mettere l'atto, nell'ambito del procedimento, lì che si discute, cioè, è in questo momento che si fa la discussione e anche coloro che devono poi produrlo l'atto ne tengano conto, perché se quelli che producono l'atto dicono vabbè, noi ci basiamo su aspetti tecnici, voi potete dire tutto quello che volete, questo non mi va bene, questo è quello che secondo me non va bene. L'altro aspetto è che questo insediamento avrebbe potuto, allora, a livello occupazionale poco, non voglio dire niente,
Molto poco? Molto poco. Ma facciamo conto che questi insediamenti, che sono capannoni, stabili, avessero portato 20.000 euro all'anno di IMU, o TASI, al comune di Montalegna. Il risultato è che questi, essendo agricoli, portano zero. Zero vuol dire zero. Ma facciamo anche conto che portassero 20.000. Io non è che metto in ballo il fatto che l'interesse pubblico è di prendere l'imposta di 20.000 e va bene anche prenderci la puzza. Perché, ho già detto, a meno che ci dimostrino che porti a casa qualcosa del comune di Montalegna, cioè per i suoi concittadini cosa porta, ma il problema valutino almeno che cosa porta in meno ai suoi concittadini e in parte ai nostri. Perché se volessimo vederla tutta solo in modo cinico, io avrei potuto dire: Giosi, sai cos'è? Che secondo me il vento tira a casa tua e a me... Aggiustati. Io me ne strafotto, perché a me che me frega. Se guardo la carta dei venti, è la prima cosa che guardo, esatto, insieme, sì. 90% San Giusto, 10% San Giorgio. Ma non è questo il principio, perché quando ci incontravamo in passato avevamo detto, a prescindere, non era questo il presupposto, era mettiamo in atto delle azioni che possano produrre un beneficio a tutti. Quindi sicuramente l'aspetto occupazionale, certo. Non prendo niente di IMU, ma portano 100 persone, è un beneficio. Certo. Agli altri gli dobbiamo dimostrare, è giusto stare chiusi in casa anche d'estate e non poter più andare in terrazza? Probabilmente non sono due cose paragonabili, secondo me non sono paragonabili. Il problema è che non ci viene data la possibilità di chiedere che venga messo per iscritto costi e benefici di questi investimenti. Io invece li vorrei vedere da chi è competente tecnicamente, perché se mi dicono che io posso parlare politicamente e vale poco, allora chiederò a chi tecnicamente si esprime di esprimersi però nel profondo della questione. Io che dati presento politicamente alla mia popolazione? Cioè non mi aspetto che sia nulla, perché se è nulla... Con i commenti alle interazioni, siete possibili. È arrivata adesso? È arrivata adesso. Ragazzi, la leggiamo col sindaco. Ci stiamo lavorando, cioè, mi sembra di metterci l'impegno, non c'è astio, non c'è contrasto interpersonale neanche con gli amministratori, il passato per me ormai è sottoterra, quindi neanche lo cito, perché è inesistente. Però il problema c'è, cioè finché il comportamento che governa il territorio è questo, non ne tireremo mai fuori niente di nuovo. È difficile dimenticare l'io e trasformarlo in noi, ed era quello che speravamo di poter fare, e purtroppo siamo ancora, la strada è ancora lunga, perché lo vediamo, questa cosa è veramente deleteria per... soprattutto per San Giusto, perché non capisco come mai non abbiano provato a pensare a quelli che potevano essere i danni verso un altro paese, perché questo qui non si parla, giustamente fa notare Andrea, più vantaggi non ce ne sono, ci sono esclusivamente danni, e quindi è giusto che noi ce la mettiamo tutta per ridurli al minimo.